Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. And the seasons, they go round and round. And the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. È stato già detto, non mi soffermo, che esistono deficit cognitivi piuttosto durevoli nell'episodio depressivo e che questi sono, come dire, dei fattori certamente da inquadrare, è stato ampiamente discusso, sia come dei marker di stato che come marker di tratto in qualche modo. Questo perché l'impairment neurocognitivo è stato trovato già in soggetti giovani, già al primo episodio, non melanconici, addirittura prima dell'intervento farmacologico. Nessuna singola specifica funzione cognitiva caratterizza la depressione maggiore come gruppo di pazienti, quindi probabilmente questo ci consente anche in qualche modo di personalizzare l'assessment cognitivo dei soggetti. È possibile anzi che differenti sottogruppi di pazienti abbiano differenti sottogruppi di pattern cognitivi, di deficit cognitivo. Soprattutto i deficit cognitivi tendono ad essere durevoli lungo il decorso, anche se, eppure questo è stato detto, a sottolineare l'importanza di questi disturbi come marcatori non solo di decorso ma anche come tratto caratteristico della patologia, essi possono essere presenti sin dall'inizio, quindi in epoca presintomatica, e perdurare dopo la remissione, anzi essere un fattore prognostico sfavorevole per la recidiva. Tutto questo è stato già detto, non mi soffermo. Quello che è più importante è capire appunto che cosa c'è dietro queste disfunzioni cognitive. Il grande passo evolutivo che ha fatto la neurobiologia da questo punto di vista è stato quello di superare un po' le ipotesi di localizzazione cerebrale. Sappiamo che dalla frenologia in avanti la neuropsicologia ha cercato di individuare delle aree cerebrali che potessero essere specificamente sottese a sintomi o a deficit cognitivi specifici. Oggi si va invece verso un'ipotesi di tipo costruzionista, nel senso che probabilmente dei network diffusi sottendono e sviluppano dei pattern cognitivi mutevoli che possono essere in qualche modo presenti in varie espressioni e in varie modalità di impairment lungo il decorso della patologia. E come si è già detto, si è soliti distinguere tra quella che in qualche modo John Beck aveva appunto individuato, quella tendenza del soggetto a pensare in maniera negativa non solo durante la fase depressiva ma soprattutto durante le fasi poi di remissione dalla sintomatologia, e questa attitudine a dare un'attribuzione negativa alle percezioni e addirittura colorare di un reward negativo le percezioni sembrerebbe essere legata a disfunzioni che vedete essere indovate a partire dalla corteccia prefrontale fino ad arrivare naturalmente all'amigdala e all'ippocampo, passando attraverso la corteccia anteriore cingolata e il nucleo accumbens. Ma queste strutture, oltre che essere connesse anatomicamente tra di loro, sono anche in qualche modo connesse funzionalmente perché sottoposte al controllo costante poi della trasmissione monoaminergica a partire dai nuclei del mesencefalo. Quello che è interessante è che le stesse aree sono anche imputate o devolute alla modulazione di quella che è la cognitività fredda, cioè dei deficit cognitivi, come dire, specifici. Vedete come per esempio un aspetto particolare
del deficit cognitivo dei depressi, la cosiddetta rimurginazione, cioè il fatto del loro pensare fisso possa essere in qualche modo anche collegato a un deficit della corteccia prefrontale di deficit di controllo inibitorio sulle strutture più profonde, così come alterazioni del riconoscimento e della memoria possano essere a loro volta deputate, possono essere, come dire, dovute a disfunzioni delle aree più di tipo sottocorticale. Ecco perché adesso noi parliamo di piramide cognitiva, perché, come dire, all'interno di queste strutture che sono così organizzate tra di loro, il flusso delle informazioni che l'attenzione ci permette di cogliere viene poi in qualche modo stivato in compiti di memoria, viene processato attraverso dei movimenti di velocità del flusso delle informazioni per arrivare poi a quella che noi chiamiamo funzioni esecutive, ma che in realtà rappresentano, come vedete qui, una serie di funzioni cognitive a loro volta, che possono essere distinte in funzioni di primo rango, che sono quelle presenti qui schematizzate in questo nucleo, e funzioni più complesse che rappresentano, come dire, la risposta di tipo comportamentale del soggetto al processamento delle informazioni. E come vi dicevo, un passaggio veramente significativo è stato questo, segnato da articoli come questi, ma ce ne sono tanti altri, cioè la possibilità di riconoscere che in realtà le funzioni cognitive non sono il frutto di alterazioni o del disfunzionamento di singole aree, quanto piuttosto bisogna considerarle come la risultante di disfunzioni di network funzionali, di cui oggi sappiamo almeno tre essere fondamentali da questo punto di vista. Abbiamo un network di default che funziona in condizioni di resting, di riposo, e che è collegato ad aspetti come l'introspezione, la percezione degli altri, gli aspetti della memoria autobiografica, passando attraverso il salience network, che è quello che come dire, permette alle informazioni ricevute di colorarsi di una valenza significativa e quindi importante per il drive cognitivo, che poi si sposta nel central executive network, che è quello che in qualche modo organizza tutto questo flusso di informazioni verso, dirigendo il comportamento verso uno scopo, verso una meta, e quindi essendo, come dire, la base per fornire proprio il controllo esecutivo della risposta dell'individuo alle informazioni ambientali. Quindi se in qualche modo la funzione cognitiva è la modalità con cui il cervello in qualche modo risponde alle informazioni organizzando un comportamento di senso, ebbene, è all'interno di queste aree dove vedete espresse delle strutture, che erano quelle che vi ho fondamentalmente citato prima, alcune specifiche, altre in qualche modo anche, come dire, presenti in più di questi, attive in più di uno di questi network, ecco, e quindi nell'interplay di questi network bisogna riconoscere, come dire, il sostrato biologico delle funzioni cognitive. E se questa è, come dire, la macchineria che in qualche modo noi ipotizziamo alla base di questi disturbi, quale può essere poi il risvolto per il trattamento terapeutico? Per il trattamento terapeutico naturalmente è importante pensare che, come sappiamo, la depressione non può più essere considerata una patologia esclusiva della funzione del tono dell'umore, anche se correlate a questi aspetti di visione negativa del mondo, hot cognition, o disfunzioni di specifiche funzioni cognitive, cold cognition. Dobbiamo pensare ad una patologia in cui carico genetico, risposta agli eventi stressanti di natura ambientale o psicologica, si convergono poi in attivazione di assi funzionali complessi, quali per esempio gli assi neuroendocrini e della risposta infiammatoria, i quali a loro volta determinano delle importanti attivazioni di tipo neurobiologico, quali per esempio, tra queste, l'attivazione all'interno della microglia della cascata delle citochine infiammatorie, le quali attraverso meccanismi complessi possono portare a disfunzioni soprattutto della trasmissione monoaminergica, ma più in generale tutto questo complesso meccanismo porta a delle attivazioni che sono quelle strutturali che vi ha mostrato il professor Bellomo,
ma soprattutto, come dire, oggi si tende a valorizzare questi due aspetti, quella dell'impairment della plasticità sinaptica, quindi dell'efficienza proprio sinaptica del bottone sinaptico, e l'alterazione all'interno di quei circuiti funzionali, di quei network funzionali che abbiamo visto in precedenza. E questo, come dire, apre la possibilità a, come dire, prospettive forse future o futuribili di trattamento che vanno molto al di là della cosiddetta ipotesi monoaminergica pura. Vedete come, soprattutto nelle depressioni a esordio tardivo, dove probabilmente queste componenti di tipo infiammatorio e degenerativo sono più cogenti, le nuove frontiere di trattamento potrebbero essere trovate per esempio in trattamenti di tipo biologico, come per esempio l'etanercept, inibitori delle ciclossigenasi, addirittura agenti capaci di modulare il sistema renina-angiotensina. Ma se questo è il futuro, probabilmente il presente è molto più, come dire, è molto più concreto. All'interno di questi meccanismi che valorizzano l'alterazione delle funzioni omeostatiche cerebrali, è logico, in qualche modo tutti lo abbiamo fatto, pensare che anche elementi costitutivi di questi circuiti e che quindi possono essere potenziati per esempio con degli interventi di tipo integrativo, pensiamo a tutto quello che gli inglesi chiamano come supplement drugs, hanno un ruolo e possono svolgere una loro funzione. Pensiamo per esempio a elementi come il folato. Sapete come il folato, soprattutto il levometilfolato, è una sostanza, utilizzata nel trattamento delle depressioni resistenti. Potrebbe esistere addirittura un sottogruppo di soggetti in cui un deficit di folati si traduca poi in che cosa? In una scarsa attivazione di fattore detrabiopteridinico, che è un cofattore essenziale per la corretta attivazione degli enzimi limitanti nella cascata biosintetica delle amine cerebrali, così come importante è il ruolo svolto dai donatori di metili, dalla stessa acetilcisteina, che può agire in questi processi attraverso vari meccanismi, quali la modulazione della sintesi dei neurotrasmettitori, la modulazione della risposta infiammatoria, la protezione dallo stress ossidativo. Così, se ci spostiamo verso le depressioni geriatriche, dove, come è stato efficacemente detto, la depressione costituisce un fattore di aggravamento della prognosi, ma propriamente un vero e proprio fattore di rischio, tanto che la comparsa di un episodio depressivo lungo il decorso che dalla cognitività normale porta alla demenza, passando attraverso il mild cognitive impairment, la presenza di un episodio depressivo in qualche modo anticipa la comparsa dei sintomi cognitivi classici della demenza. Beh, se in questo processo, che naturalmente è segnato da tappe che sono in qualche modo correlate alla sequenza anche amiloidogenetica, vedete come in questo studio la deposizione di beta amiloide è correlata alla presenza di disturbi cognitivi in pazienti con depressioni maggiori e mild cognitive impairment, se volete il vecchio concetto della pseudodemenza depressiva, in qualche modo vedete come addirittura studi di imaging funzionale dimostrano come in questi soggetti l'alterazione amiloidea è del tutto sovrapponibile a quella che poi si troverà nelle fasi conclamate della demenza. Ebbene, se avessimo a disposizione dei farmaci, in questo caso un profarmaco, capaci di inibire in qualche modo la sequenza amiloidogenetica, potremmo impattare su queste sequenze di eventi. Naturalmente, lo stato attuale della terapia si basa naturalmente sull'uso degli antidepressivi classici, ma sappiamo che piuttosto gli antidepressivi hanno costituito dei fattori di peggioramento della cognitività. Pensiamo per esempio agli effetti anticolinergici dei triciclici di vecchia generazione. Quindi si è cercato in qualche modo di affinare la nostra capacità di intervento in quest'area, andando a trovare dei meccanismi che putativamente potessero essere implicati nella modulazione dell'efficienza cognitiva dei soggetti depressi. E si è visto che probabilmente uno dei meccanismi chiave risiede in questo interplay tra trasmissione serotoninergica e modulazione del rilascio di glutammato. Su questa ipotesi
che naturalmente passa attraverso l'intervento di tutta una serie di sottotipi di recettori serotoninergici, particolarmente il 5HT3 e il 5HT7, localizzati su specifici interneuroni. Avevo un cartone che non vi mostro per brevità, in cui si fa vedere come, per esempio, a livello dell'ippocampo, queste popolazioni di interneuroni vadano proprio a creare dei veri e propri interruttori funzionali delle cellule piramidali, per esempio del giro dentato e del corno d'ammone, in qualche modo ponendosi come elemento di modulazione del flusso di attività delle cellule piramidali. Ebbene, su questa ipotesi è stata costruita, come dire, la formulazione di questi nuovi agenti antidepressivi, i cosiddetti agenti multimodali. Multimodali significa sostanzialmente farmaci che accoppiano come potenziale meccanismo antidepressivo uno più di un meccanismo farmacodinamico, e vedete che a questa categoria appartengono farmaci già in commercio, quali per esempio la vartioxetina, altri che non sono ancora presenti in Italia, come il vilazodone. Ebbene, qual è il vantaggio di questi farmaci? Questi farmaci, scusatemi, vanno ad impattare proprio su quei recettori serotoninergici che, come abbiamo visto, sarebbero in grado di modulare il funzionamento del glutammato in aree strategiche, quali appunto l'ippocampo e la corteccia prefrontale. E questo è in qualche modo sostenuto anche da evidenze. Perché, per quanto vi possa sembrare paradossale, fino ad oggi c'era un unico studio, controllato, randomizzato, che avesse dimostrato l'efficacia di un antidepressivo sulla specifica funzione cognitiva dei soggetti depressi. Ed era lo studio di Ruskin, che aveva studiato pazienti depressi anziani, e in cui era stato operato un confronto tra duloxetina, scelta perché farmaco duale, quindi farmaco capace di attivare il funzionamento sia della trasmissione serotoninergica che quella non energica rispetto al placebo. Si era visto che questo farmaco era, rispetto al placebo, significativamente superiore nel migliorare la funzione cognitiva di un indice composito, così era stato individuato dagli autori, di funzionamento cognitivo. Ma quando poi da questo indice composito venivano individuate le singole componenti, si vedeva che in realtà questa efficacia era limitata soltanto al miglioramento delle funzioni di memoria, in particolare di memoria verbale, anche se con tecniche metaanalitiche particolari era stato possibile individuare che questo effetto era comunque in qualche modo specifico, cioè non era dovuto, non era un effetto di trascinamento del miglioramento del disturbo depressivo. Bene, con farmaci multimodali si è fatto un piccolo passo avanti, perché questo, come dire, è uno studio più recente che ha impiegato in questo caso un confronto tra vortioxetina e duloxetina, dove si dimostra che la vortioxetina, appunto agente multimodale, capace quindi di interagire attraverso quei meccanismi di multimodalità su, come dire, network funzionali più complessi, ebbene questo farmaco sembrerebbe avere una capacità non solo di un effetto statisticamente positivo, non soltanto sugli aspetti di memoria, ma anche su un test, il Digit Symbol Substitution Test, che in qualche modo rappresenta un test marcatore di efficienza, di flessibilità cognitiva, quindi in qualche modo una funzione che correla con le funzioni esecutive. E questo è stato ulteriormente rafforzato anche da questa meta-analisi, che è l'unica ad oggi disponibile sulla valutazione dell'efficacia procognitiva, diciamo, degli antidepressivi, in cui si dimostra che sostanzialmente gli antidepressivi come classe hanno un qualche effetto di miglioramento della funzionalità cognitiva, probabilmente maggiormente su quella calda piuttosto che su quella fredda, ma che, vedete, la gran parte della varianza è sostenuta soprattutto dall'efficacia degli studi che hanno impiegato vortioxetina. Infatti, quando questo tabello metaanalitico è stato replicato tirando via questi studi, questa significatività è andata perduta. And the seasons, they go round and round, and the painted bodies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where